direttore, benvenuto. Grazie di essere qui. Grazie. Per la sua importanza, ma è il museo che è importante, la sua presenza. Maria Cristina, che era la nipote di Maria Antonietta, figlia di Maria Carolina di Borbone. No. Duecento anni fa arrivarono queste statue. In queste sale Jean-François Champollion disse: ma allora l'arte dell'antico Egitto esiste, perché nel 1864 Winckelmann aveva scritto la storia dell'arte dell'antichità e diceva che l'arte iniziava con la Grecia. Una nuova veste in cui l'abbiamo ricomposta. Vede, qui abbiamo tutte le Sekhmet stanti che vanno a comporre una corte, così come era negli antichi tempi dell'antico Egitto, che convergono su. E quindi vedete poi le sette sedute sono spettacolari, per esempio, poi messe così vicino e illuminate danno, e vediamo che sono tutte simili ma anche tutte diverse, ci fanno vedere la loro valenza. Il tempio è arrivato e com'è, è visibile, raccontiamo i geroglifici. Questo, vabbè, una visione di come sarà la piazza 25. Lui e Ramses II sono le due persone che crearono l'impero egizio. Prima era così, presidente, fino a tre mesi fa. Perché adesso è stata pulita con il laser e guardi che meraviglia. È andata fuori come sì. E c'era un'altra cosa che nessuno vedeva. Qui c'è una manina di Hormer che abbraccia il dio Amon. E ha un significato teologico importantissimo. È finita la riforma di Amarna del Dio unico. Le principali sono state una politica attenta, un aumento delle entrate fiscali, come diceva l'assessore Win-Win, cioè non sono state aumentate le tariffe, c'è gente che paga più tasse perché c'è gente che lavora in più, anche società, da un lato. Dall'altro lato la riduzione dei costi che abbiamo registrato, la rinegoziazione dei mutui, la riduzione dei fitti passivi, cioè una politica certosina che ha visto da un lato essere prudenti nella dilatazione della spesa e dall'altro lato puntare sulla crescita attraverso scelte coraggiose che abbiamo fatto. Il rendiconto ha consentito di realizzare questo importante obiettivo di ripianamento quasi totale, in larghissima parte del disavanzo, grazie al fatto che sono entrate, come è stato detto prima, sono aumentate notevolmente le entrate tributarie, quindi i cittadini lavorano di più, le imprese lavorano di più, guadagnano di più, a parità di pressione fiscale aumenta il gettito delle entrate, ma dall'altro lato anche il sapiente utilizzo delle politiche di bilancio, cioè degli accantonamenti rigorosi che hanno consentito di coniugare, come ho sempre ribadito dall'inizio del mio insegnamento, rigore e sviluppo, e anche delle politiche virtuose in tema di indebitamento. Il fondo cassa è un dato che dà evidenza di quella che è la solidità finanziaria di un ente. Per cui avere dei bilanci in positivo e avere un fondo cassa non adeguato significa che il bilancio non ha delle grandezze reali, diciamo, sono delle stime sbagliate. Mentre invece la solidità del fondo cassa è la vera solidità finanziaria che bisogna andare ad esaminare. Quindi la regione sotto questo profilo è molto dotata finanziariamente, non ha necessità di ricorrere a indebitamento. E il fatto di poter contare su un fondo cassa è, come dire, l'indice della vitalità della solidità delle finanze regionali. L'assessore alle attività produttive della regione siciliana, Edi Tamaio, ha espresso ferma condanna per il grave atto intimidatorio ai danni di un imprenditore avvenuto ad Altofonte, in provincia di Palermo, e accompagnato dalla brutale uccisione di alcuni animali e dall'esposizione di una testa mozzata di cavallo. Esprimo massima solidarietà all'imprenditore vittima di un vile gesto. Questo atto di inaudita crudeltà, ha detto Tamaio, rappresenta una mentalità mafiosa che deve essere sradicata. È fondamentale che i carabinieri e la magistratura facciano piena luce su questo episodio e portino i responsabili di fronte alla giustizia. Questi gesti di violenza devono essere affrontati non solo con l'azione delle forze dell'ordine, ma anche con un impegno forte nella diffusione della cultura della legalità nelle scuole, affinché le future generazioni possano crescere libere da questa mentalità. Al Assemblea ANCI 2024 gli amministratori siciliani incontrano Manfredi.
Un incontro tra gli amministratori siciliani si è svolto a Lingotto di Torino in occasione della 41esima Assemblea Nazionale ANCI. I sindaci della Sicilia presenti hanno ribadito quanto già espresso nel corso dell'Assemblea regionale tenuta il 10 ottobre, precisando che negli ultimi 5 anni i temi di interesse degli enti locali siciliani non sono stati adeguatamente affrontati in ambito nazionale e molte criticità si sono ulteriormente aggravate. Il presidente dell'Associazione dei Comuni Siciliani, Paola Menta, ha fatto riferimento alla mozione approvata dai sindaci in cui si chiede esplicitamente di considerare le specificità degli enti locali della Sicilia e porre adeguate iniziative di confronto con il governo nazionale. Da troppi anni, ha spiegato Menta, i comuni dell'isola vivono, in diversi ambiti, condizioni di grave difficoltà sul piano della capacità amministrativa e dell'efficienza dei servizi, difficoltà spesso collegate all'assenza di un adeguato raccordo tra normativa nazionale e regionale. Alla riunione ha preso parte anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il quale, introdotto dal presidente dell'ANCI Sicilia, Paola Menta, ha assicurato che qualora venga eletto alla presidenza dell'ANCI, presterà adeguata attenzione ai temi evidenziati dagli amministratori locali della Sicilia. Domani pomeriggio, alle ore 16:30, nell'antico quartiere catanese di San Cristoforo, presso la chiesa di Santa Maria della Salette, avrà luogo la celebrazione eucaristica in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri. Al rito religioso, officiato da Sua Eminenza Monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania, parteciperà il comandante provinciale dei Carabinieri di Catania, colonnello Salvatore Altavilla, unitamente ad altre autorità civili e militari della città, i baby sindaci, una rappresentanza di carabinieri in servizio ed in congedo, delle vittime del dovere in vita e dei familiari di quelli caduti, nonché delle vedove e orfani assistiti dall'ONAUMAC, appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri e i ragazzi dell'oratorio. La celebrazione della Virgo Fidelis risale al 1949. Quando Papa Pio XII proclamò ufficialmente Maria Virgo Fidelis patrona dei Carabinieri, fissandone la ricorrenza al 21 novembre anche per ricordare l'anniversario della Battaglia di Culqualber, ovvero uno dei fatti d'armi più cruenti in terra d'Africa durante il Secondo Conflitto Mondiale, in cui un intero battaglione di Carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per 3 mesi, del caposaldo di Culqualber. Per quella battaglia, alla gloriosa bandiera dell'Arma dei Carabinieri fu conferita, alla memoria, la seconda medaglia d'oro al valor militare, dopo quella ottenuta in occasione della partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Dal 1996, inoltre, l'Arma dei Carabinieri, assieme alla celebrazione della Virgo Fidelis, commemora la 28 gradi Giornata dell'Orfano, degnamente espressa dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri che offre sostegno economico e morale ai figli dei caduti. Stagione di funghi. Rimane alta l'attenzione per la presenza di specie fungine tossiche sul territorio. La raccomandazione: fate controllare sempre tutti i funghi raccolti. I micologi del Dipartimento di Prevenzione rivolgono un appello ai raccoglitori privati affinché facciano controllare presso gli sportelli micologici l'intero quantitativo di funghi raccolti. Si ribadisce inoltre ai cittadini l'invito ad acquistare funghi esclusivamente da venditori che espongano sui contenitori del prodotto il tagliando ASP di avvenuta certificazione. Le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 21 novembre di Globus Television. Giovedì nessun peggioramento del tempo atteso sul resto d'Italia, ma soffieranno venti via via più forti di libeccio in serata. Il tempo sarà soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 23 gradi, minime in calo.